Partita incredibile, incredibile del Milan, così si può riassumere, con zero centravanti, perché non hai Ibrahimovic, non hai Giroud, hai avuto Rebic, Leao, Brahim, quelli che si trovano meglio, i velocisti. Qua ancora non è finita, siamo sul 3-1, Zapata qui la mette dentro, tutto regolare, 3-2. Non ci credo, però c'è ancora tempo per un'azione ancora. Questa partita ha ancora da dire. Allora, tutto si può dire, non che questi ultimi 5 minuti possano cancellare quella che è stata la prestazione del Milan, assolutamente. Quella che è stata anche l'inizio dell'Atalanta a 100 all'ora, anche se il Milan da subito ha voluto far capire che le idee c'erano e la voglia di vincerla c'erano fin da subito, fin dai primi 20 secondi. Il gol di Calabria, la sovrapposizione, l'inserimento, tutto un gruppo che comunque sia questa settimana, con il posto a titolare di Kessié, ha avuto da dire tanto per l'economia della gara, perché poi Kessié è stato quello che è stato lì in mezzo al campo, un muro insieme a Tonali, che è diventato una stella nel Milan, e oggi si può consacrare Sandro Tonali, si può ritenere un giocatore titolare di questo Milan, o almeno uno che si merita di entrare in quella lista dei 12, 13, 14 giocatori titolari del Milan, i fedelissimi di Pioli. Certo che si può dire, perché il gol è suo. VAR dicono che è tutto ok, 3-2, mancano nulla, mancano 30 secondi, sarà strafinita sta partita. Incredibile pensare che questa partita poteva finire 3-0, comunque sia, ci sono state ancora due occasioni. Qua sbaglia ancora Messias, un disastro, prova ancora, qua fallo di Zapata, che non gli stanno fischiando niente, addirittura ha tirato un rigore che non doveva tirare, perché di solito li tirava sempre Muriel. Il sorrisetto di Gasperini, che fino a 5 minuti fa non avrebbe avuto un cazzo da dire, ma gli hanno fatto questi due gol, questi due episodi che gli hanno fatto adesso magari mandare più attraverso la situazione. Fanno notizia questi gol, perché comunque sia il Milan è una delle migliori difese della Serie A e continua a essere nonostante questi due gol subiti. Sarà il Napoli, finisce 3-2 perché era giusto così. Pepe al culo sul finale, sicuramente un pochino il Milan potrà migliorare questo dettaglio, ma che cosa si può dire di questo gruppo? Forse soltanto il rovinare questa vittoria gigante, che lo è resa meno dagli ultimi minuti, però le ripartenze, l'intensità di questa partita, la predominanza fisica di un Milan che non si inchina più come due anni fa alla Dea, ma stava praticamente per portarsela a casa sul 3-0. Potremmo dire risultato bugiardo? No, perché Maignan nel primo tempo fa parate mostruose sul Zapata, sul colpo di testa, su Zappacosta, che credo sia stato l'unico costante dell'Atalanta che li ha veramente messi sotto dura pressione il Milan, perché sulla fascia destra era un mini Atebur, perché di fatto Zappacosta adesso è il titolare dell'Atalanta, è ancora più applicato di Mele, quindi se giocherà queste partite in assenza di Gosens e con questo Pezzella, che ovviamente per entrare nei meccanismi della Dea ci metterà un po'. Malinowski è stato molto ben ostruito da un centrocampo del Milan, che ha cercato di togliere il pallone a Malinowski per non farlo rendere pericoloso tanto quanto lo è stato contro l'Inter. Un Milan che se ne esce vittorioso nello scontro diretto con questa Big. Hanno vinto a Bergamo, hanno vinto in casa con il Milan, hanno pareggiato a Torino con la Juve. Questa, se non sbaglio, è anche la squadra tra le prime 7, togliendo la Fiorentina, cioè tra le Big, che ha fatto più partite tra Big. Gli manca praticamente il Napoli, gli manca il Derby, gli manca la Roma. Ma siamo da solo dopo 7 giornate, e su queste 7 giornate 3 appunto erano contro Lazio, Juve e Atalanta, sempre 2 delle 3 in trasferta. Non so quanti big match ha avuto il Napoli, credo soltanto uno con queste dirette interessate, che è la Juventus. Per quanto riguarda l'Inter c'è stata la sfida con l'Atalanta, magari adesso mi sfuggerà qualcosa, ma credo ci sia stata solo quella come gran partita. Per la Roma appunto non mi ricordo grandi big match, tolto il derby, quindi sicuramente il Milan, la classifica che ha,
anche se dietro il Milan tiene il passo, non permette al Napoli di volare a più 4, perché oggi il Napoli ha fatto un grande risultato, ma il Milan è lì. Sono Milan e Napoli le squadre che possono più lottare fino alla fine e essere tra le prime 4, dove dovrà confermarsi anche l'Inter, perché comunque sia alla fine, nonostante i premi del primo tempo con il Sassuolo, la vittoria è arrivata. Ho cercato di vederle un pochino tutte, mi sono visto meno il Napoli, devo essere sincero, perché onestamente lo dico, se non posso vedere tutte le partite non è che devo fingere di vederle e dare commenti su tutto quanto, lo dico tranquillamente, questa l'ho vista dall'inizio alla fine, proprio con DAZN che ti dà anche la possibilità, se proprio ti perdi i primi 5 minuti, di tornare indietro, andare avanti. Una magia, almeno per questo, l'unico pregio che si può dare a DAZN è questo qua. Mamma mia, Sandro Tonali, comunque l'intensità in mezzo al campo che ha dato oggi sul secondo gol, per non parlare comunque della qualità di Leao anche in fase realizzativa, perché oggi ha spaccato la porta. E nonostante questo, nonostante sì abbia detto che Magnani avesse fatto le parate, c'è anche la parata di Musso a tempi, insomma, sul 60esimo, con la partita che poteva chiudersi ancora prima. Colpo di testa, botta sicura su Salemaker, Musso che vola con un colpo di testa centrale, il Milan che ha saputo ben manovrare la linea. Per l'Atalanta l'importanza di la mancanza di Pessina si è fatta sentire, quel cambio obbligato con Pezzella che ha un po' stravolto gli ordini, Pezzella e Mele insieme per praticamente una quarantina di minuti, era una cosa che non si aspettava Gasperini. Però di certo l'Atalanta dovrà ritrovare il suo Muriel, e l'Atalanta è una squadra che comunque sia lotterà per arrivare in Champions League, perché in questo momento se la Juventus deve pensare di arrivare tra le prime 4 come obiettivo in questo momento, visto che ragazzi veniamo dalla retrocessione, stiamo approdando all'Europa League, visto che siamo ottavi, no? Col Bologna lì che ci sussurra insieme a noi qualcosina nell'orecchio, ci siamo anche noi volendo, abbiamo pareggiato la Lazio, certo che comunque sia la classifica vi dice che siamo a pari punti con loro. Poi ovviamente abbiamo superato l'Empoli, abbiamo superato il Torino, ci arriviamo, no? Con la Lazio. E poi subitissimo c'è l'Atalanta, che in questo momento è sesta in classifica. La Roma, certo, non l'ho menzionata in tutto questo discorso, però sono sempre convinto che questo Milan, l'Inter bene o male con l'organico e il Napoli hanno dimostrato in questo momento in campionato, il Napoli con le 7 vittorie su 7 e il Milan con tutte queste partite dove le assenze ci sono state, ma ormai il Milan è da due stagioni che sa sopperire bene alle assenze, oggi è andato in gol dominando anche Bergamo a centrocampo. E non è mai facile una partita dove si vive di mille ritmi e emozioni, il Milan per uscire dai palleggi ha una bellezza artistica clamorosa, la vicinanza dei reparti, il Teo Hernandez che prende, si sgancia, ricomincia e arriva indietro, diagonali difensive che sì, veramente si potrà far perdonare dai tifosi milanisti, forse non ancora completamente perché fa sempre male il ricordo della Champions League a 0 punti, ed è questo che fa un po' male vedere delle italiane e delle insomma competizioni europee che vedono Inter dove in Champions League ha un punto, che comunque sia quant'è, sei seconda, terza in campionato, non lo so, Milan in un girone molto difficile a 0 punti e Napoli che tra Spartak e Leicester mi ricama un punto in 2 partite, e sono quelle che sono l'Italia nel calcio al meglio. La Roma ovviamente in conferenza League non può reggere il confronto con Zorya, Lugansk e quello e il resto che c'era, insomma sono match meno validi per fare questo tipo di discorso di prestazioni in Italia e in Europa. Si spera ovviamente anche per queste squadre qua che ci possa essere una rivalsa e non una tattica del tipo mi autoelimino dalle coppe, perché l'unico modo per provare a vincere lo scudetto è giocare ogni 7 giorni, quindi in Europa League liberiamoci di questo pensiero, via dalla Champions League, possibilmente neanche terzi ma direttamente quarti. Questo si spera ovviamente che non sia la strada che avranno le milanesi per affrontare l'Europa e il campionato insieme. Sicuramente il Milan dovrà anche, si spera, fare i conti con un'infermeria più leggera dopo la sosta, rientreranno le punte, si potranno alternare meglio nelle partite con il Porto, però adesso il Milan esce
a testa altissima da questo stadio, dove la difesa, Kier, che si è preso letteralmente a uomo zapata, non gli ha fatto fare niente. Il gol se l'è trovato su un'ingenuità di Messias, che anche lui, forse ovviamente nuovo, il nuovo acquisto, ma non c'era possibilità di scegliere altro. Ci sarebbe stato Maldini, ci sarebbe stato Pellegrini. Il Milan, con quello che è riuscito ad avere lì davanti, ha creato una grande squadra. Rebic lo ha reso un centravanti e oggi a Sorciverdi il signor Freuler, che è uscito male, male insieme a Palomino, Demiral un pochino gambe all'aria, non è la prima volta. Grande Milan che si riscatta dopo la Champions League, e il Milan è lì, e il Milan, ragazzi, lotterà anche quest'anno, e i milanisti lo sanno bene, e questa vittoria li ridimensiona sempre di più al vertice dell'Italia. Bella.